la storia, questa interrotta di Genoa e Milan, quella di Kakà, il giocatore più caro al mondo, che torna col ginocchio finalmente a posto per salvare Ancelotti e il suo Milan. Neanche quella del Principe Milito, tre anni dopo, la festa interrotta, quella di Genoa-Venezia, là che diventò Serie C. Ci prova adesso il Genoa con Milito, che la palla per Scugli! 1-0 Genoa! Scugli! Che bella azione, avevo appena detto che succedeva la stessa cosa, il Genoa ha fatto questo gol veramente molto bello. Sfiora, in pratica tocca per Milito, sta arrivando come un treno Gasbarroni, anche Modesto si propone, Milito, torna sul sinistro, Milito, Appiati. Modesto, buono il corridoio per Gasbarroni, stanno partendo Milito e Scugli, eccolo qua, tiro in fondo, Scugli, super Appiati, poi Bonera rischia tantissimo il Milan, Maldini deve spazzare via, ci riesce, palla verticale verso Borriello, posizione regolare, Borriello, occasione per il Milan, Rubinho, vediamo chi arriva sul rimbalzo, è Piava che anticipa Kakà, palla dentro verso Borriello, Pato, super Rubinho, poi Borriello, e poi il pallone sul fondo, super occasione per il Milan. Pirlo verso Zambrotta, dentro a saltare Ambrosini, Pato e Borriello, Ambrosini, palla buona ancora per Borriello, Ferrari, Ambrosini, sul fondo. Palla di dopo far partire Modesto, il tocco è per lui, Seedorf, poi la confusione, aiuta Van den Borre, dentro c'è Milito, Van den Borre potrebbe andare anche da solo, Van den Borre, Appiati. Questo pallone Milito, ancora Milito, va giù, era il calcio di rigore per il Genoa, con Van den Borre che va a esultare come se fosse un gol proprio dalle parti del compagno di squadra. Parte il Principe, 2-0 Genoa, 1191 giorni dopo. Parte Kakà, palla dentro Criscito e poi il fischio finale, il Genoa batte il Milan, vince 2-0 con una partita perfetta.